Questo vi sembra un mondo completamente normale, ma vi garantisco che non lo è, perché durante la notte succederanno cose veramente inquietanti e paurose, ragazzi. Infatti adesso cerchiamo di scendere da questi alberi. Allora, si sente già qualcuno che sta bruciando? Questo è uno zombie normale. Però non ci saranno solo gli zombie, purtroppo. Io ho già raccolto un bel po' di legno. E come al solito, bisognerà prendere un bel po' di cosette e iniziare a farsi tutti gli attrezzi. E ovviamente dovremo prenderci un'armatura il prima possibile, perché che cosa si fa in un mondo pieno di cose orribili che ti uccidono? Ovviamente si prende l'armatura per proteggersi, ovviamente. E quindi adesso dobbiamo andare a prendere del ferro, a cercare tutte le cose. Ma prima dobbiamo entrare una caverna qui intorno. E dobbiamo stare attenti ai mostri, però, che ci cacceranno sicuramente. Ok, ho trovato una caverna, bene. Allora, c'è una pecora. Io sono un po' traumatizzato dalle pecore, perché tempo fa avevo fatto un video dove le pecore erano impazzite, ma non solo le pecore, purtroppo. Qui adesso ci saranno un sacco di attrezzi disponibili e di cose utili. Peraltro, ragazzi, se vedete, io qua ho delle cose che non so che cosa siano, tipo fog toll. Mi dice che praticamente posso mettere le particelle di... ma non... boh, cioè, delle particelle, ma non vuol dire niente, cioè, boh. Ok, adesso scenderei qui sotto, quindi facciamo così. Caviamoci sotto i piedi, anche se non si dovrebbe mai fare su Minecraft. Dannazione. Scava, 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 scava. Ah, c'è del carbone che prenderò. Cos'è? No, cosa sono questi cosi? Oh mio Dio, che cosa sono questi cosi, ragazzi? Ma vi rendete conto che caspita sono? Adesso no, se salgono, ragazzi, urlo. Urlo in giapponese. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Che cacchio sono sti cosi? Perché devono esistere? Allora, prendiamo il carbone. Ok, tranquilli, non sta succedendo niente. Bisogna solamente fare così. Allora, facciamo una cosa. Scaviamo un sacco di pietra e blocchiamo qua sotto questi mostri del cacchio. Come vedete, nel buio nascono tutte le cose. E quindi potete solo immaginare di notte che cosa succede, ragazzi. Non il meglio, sicuramente non il meglio. Ci facciamo immediatamente un piccone di pietra, perché qui le cose vanno upgradeate subito. Bisogna migliorare gli attrezzi nostri per performare al meglio contro questi dannati mostri. Se io inizio a spadarli, ad esempio, che cosa succede? Che mi uccidono? Probabile. Infatti, non è consigliabile farlo. Non fatelo a casa, non uccidete i mostri. Ah, che schifo, bello, zombie normale, chi se ne frega. Andiamo però a prendere il carbone, come ho detto. Finché siamo qui, siamo abbastanza al protetto. Nonostante c'è un ragno enorme. Ma che schifezza! C'è un ragno enorme, ragazzi! Non so perché, cioè, questa è l'influenza sicuramente di uno dei mostri sorridenti del cocchio. Mostrum, sarò Mostrum, sicuramente. Questo è Emblocum, questo è Pietram. Questo è Ciottolim, anzi. Allora, c'è il Carbonum, andiamo a prendere il Carbonum immediatamente. Ah, che schifo! Allora, ragazzi, ho messo sicuramente la torcia, quindi adesso siamo sicuramente più illuminati. Molto meglio, prendiamo il carbone, perché per fortuna l'abbiamo preso. Oh, notte! Cacchio, dove... ci sono le pecore fuori, dobbiamo dormire prima che sia troppo tardi. Che cacchio ho in mente? Ma dannazione a te, stupido ragno del cacchio. Devo andare a prendere immediatamente le pecore. Ci sono sopra. Allora, facciamoci velocemente una cosa. Allora, facciamoci un'ascia prima di tutto. Così almeno prendiamo la crafting table velocemente, senza romperci le scatole. Ma ci facciamo anche delle torce. Così almeno abbiamo altre cose da poter mettere per terra. Anche perché è diventata notte e la notte è il nostro peggior nemico in questo mondo del cacchio. Infatti, metti le torce, ok, perfetto. Ah! Che besta. È che queste cose veramente mi viene da dire le parolacce, perché purtroppo le cose succedono qui molto molto brutto. Cos'è? C'è un tizio strano che cammina, ma che schifo. La pecora, mi dispiace doverla farla fuori, però purtroppo ho bisogno del letto. Fuori! Ok. Una pecora non basta minimamente, ragazzi. Una pecora non basta minimamente. Abbiamo bisogno di altre pecore. E non vedo niente, perché notte. Dovevamo pensarci prima. Mannaggia me, perché non ci ho pensato prima? Eh? Cos'è? Cos'è questo? Un occhio che vola! Ma cosa sto vedendo? Ma ragazzi, ma è un occhio che vola! E poi, perché cacchio non c'è del cibo? Beh, abbiamo la carne della pecora. Non è così male, ragazzi, però non possiamo stare una notte intera dentro un buco. Cioè, dobbiamo trovare altre pecore qua, sennò le cose non vanno bene, non vanno bene, non si vede niente, non si vede niente. Se
Se mi allontano dalle torce. Ah, cosa sei? Che schifo, che schifo. Ma cos'è questa cosa? Che schifo. Sto cercando di ucciderlo, ma non credo serva molto. Porca vacca, che schifezza. Ah, è morto. Dannazione, ma che cacchio era sto coso? Sicuramente sono un prodotto di Monstrum Herbam o Solar o qualcun altro. Niente, guardate lì, c'è la riunione di condominio. E il condominio purtroppo è una caverna. Marcia, che ci vuole far fuori. Che cos'è? Santa pazienza, Santa Maria, Santa Madre di Dio. La 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 la. Sono dentro, voi non potete farmi più niente. Mostriciattoli del cacchio, adesso sapete cosa me ne faccio io. Mi faccio una bella fornace così almeno mangio le uniche cose che ho da mangiare. Queste sono da mangiare? No, questa è energia. Non so che tipo di energia, ragazzi, io non ho capito. Perché sono spawnato con queste cose nell'inventario che non sono di Minecraft, come vedete. Però non so a che cosa servano effettivamente, perché non è che me l'abbiano spiegato. Cos'è? Ma ragazzi, ma mi dà... What? Mi dà questa bacchetta praticamente. Vabbè, buon per noi, insomma. Non so a cosa ci serva, però mettiamoci del legno qua, così almeno cuciniamo questa cosa. Ok, prendiamo queste cose. Allora, inventory amulet. L'amuleto, ragazzi, noi che cacchio ci serve? You will not... Ah, praticamente non perdo l'inventario. Allora, bene così, se moriamo non perdiamo l'inventario. Ragazzi, volevo uscire. Io volevo solo uscire. Ho viaggiato in lungo e in largo e qua sto prendendo delle cacchio di pecore. Perché come vedete abbiamo bisogno della lana, abbiamo bisogno della carne, perché abbiamo bisogno di mangiare. E qui c'è un villaggio effettivamente. E ragazzi, perché è diventato tutto così nebbioso? Cos'è successo tutto ad un tratto? In questi villaggi cos'è? Hanno dei problemi per caso? Cacchio stai facendo tu in piedi su questo tavolo, ragazzi? Ma che cacchio c'ha in mente questo qua? Porca di quella puzzarda! Non lo dicevo da un sacco questa cosa. Però prendo il cibo perché... Scusate, villager, se vi sto rubando tutto, però... Oh, abbiamo un letto, mi sa. Che ruberò, ovviamente. Bene, prendiamo tutto quello che c'è in questo villaggio bellissimo. Senza però scorticare tutti gli alberi. Ah, qua c'è del pane, grazie mille, pillager. Comunque, se vedete che vola intorno a me una farfalla, è perché, boh, quella farfalla ormai è il mio animaletto domestico, oltre al mio cane che fa la pipì nel letto. Non avete sentito niente. Fate finta di niente. Però qui, guardate, c'è una campana che non serve a niente. Ehi, ciao! Ah, cos'è questo? Cosa c'è? Un procione. Che credo che sia un armadillo, in realtà. Cioè, tipo il nuovo che hanno aggiunto nella nuova versione di Minecraft, molto bella. Tra l'altro, voi ci state giocando la nuova versione? Scrivetemelo nei commenti, scrivetemi se avete trovato dei nuovi misteri nella nuova versione, perché purtroppo ci possono essere dappertutto. Effettivamente io pensavo di fare una crafting table e farmi del pane, ragazzi, perché almeno abbiamo del cacchio di cibo da utilizzare, accidenti. Così, così e poi così. Toh! E è diventata notte. Ma che cacchio mi stai dicendo? Ok. Beh, mangiamo prima che ci uccidano. E comunque possiamo anche dormire adesso, in teoria. Ed è tutto così nebbioso e notturno. Facciamo una cosa, perché sennò ho paura. Dormiamo qua. Ma dannazione, cosa stai facendo tu? Mi ha droppato la pala. Ma vai a quel paese. Oh mio Dio, cos'è? Oh mio Dio, cos'è? Ma cos'è lo Slenderman? Che cacchio è? Cos'è sta cosa? Ragazzi, perché mi sta inseguendo? E qua fuori, che cacchio vuole da me? Oh mio Dio! No, ti prego, vai via. Dove cacchio è finito? È qua. Cosa vuole da me? Dannazione! Come faccio a scacciarlo? È notte! Forse dormendo riesco? Svegliati! Dormi, 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 dormi! Oh, oh. Ok, 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 ok. Sta bruciando, sta bruciando, sta bruciando. Ok, bene, 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 bene. Attenzione, 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 attenzione. Oddio no, chiuditi, chiuditi. No, 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 cosa vuole? Ma questo qua non muore mai. Che cacchio ha? Com'è possibile? Sta prendendo danno da mezz'ora. E poi diciamo che se si mette pure nell'acqua, diciamo che non muore sicuramente. No, ecco. Ah! No, Dio, 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 Dio. No, non ho paura. Non posso uscire, ragazzi. Non posso uscire finché lui non muore, sto pazzo. Sapete cosa faccio adesso? Lo picchio io. Lo picchio io. È morto. E che cacchio è appena successo, ragazzi? Cos'è che mi ha droppato qua? What? Mi ha droppato il suo vestito?
Ma in che senso? Cioè, io ho i suoi vestiti adesso. Che ha senso, era vestito per fortuna. Quindi ho il vestito del faceless cloth. Cioè, praticamente lui si chiamava tipo uomo senza faccia, una roba del genere. Questi pesci sono molto grandi. Cosa sei tu, invece? Che diavolo è questa cosa, ragazzi? Ok, questo coso è il classico. Ma tu che cosa sei, per caso? Cioè, è pure carino, guardate, ma è cute. Diciamo che questo coso non è tanto cute, invece, che è schifo. Oddio, se avete sentito, ho fatto chi? Oh, ma sì, dimmi di nuovo, parlami, ti prego. Parlami. Ha fatto chi? Ma che carino, mio Dio, troppo carino. Ok, troppo cringe. Allora, mi sono messo un attimo in creativa, perché voglio vedere tutti i mostri insieme a voi. Ce ne sono diversi. E vorrei provarli tutti quanti, perché questi mostri sono particolarissimi, ragazzi. C'è addirittura uno, che adesso non mi ricordo, forse è qua, Demon Scale. Allora, a parte un demone, ovviamente. Poi c'è un serpente, vabbè, questo non è niente di che. Bla bla bla. Appunto, il faceless man. Le backrooms, aspettate, adesso questo lo metto qua, perché le backrooms non ho capito, cioè, nel senso, le vere backrooms, in che senso ti teletrasporta nelle backrooms? Per chi non lo sa, sono tipo delle stanze molto brutte in cui vieni bloccato per sempre, tipo. E quindi è molto brutto, spero che non vi succeda mai. E comunque questo coso è orribile, non mi pare che l'abbiamo ancora visto. Però ovviamente, come vedete, di notte, cioè di giorno, prendono danno. Quindi lasciamolo lì, non mi interessa. Invece questo che cacchio è? Questo l'avevamo visto oppure no? Perché questo è tipo un mercante. Però mi faccio slash game mode survival, no? Sono survival? Sì, sono in survival. Però lui non mi sta facendo niente. Signore? Mi vuole tradeare? Ah, lui praticamente mi scambia le cose mostruose. Signore, lei è un vero intenditore. Il Soulster. Cos'era? Ma è una cosa con occhi. Praticamente ci sono degli occhi qua. Ma dove cacchio va? Non so, ci sono degli occhi strani, probabilmente di un'altra dimensione. Oh mio Dio, ma che brutto questo! Come cammina, guardate ragazzi! È uno spaventapasseri che fa finta di essere uno spaventapasseri per attirare le persone, perché sappiamo tutti che gli spaventapasseri si mettono così, per spaventare gli uccelli, ma sono solo manichini! E invece questo fa finta di essere per attirare gli umani a sé! Mio Dio, che cosa brutta! Questo è un ragno. Che schifo i ragni! Oddio, ragazzi, sto per vomitare. Questo cos'è? Che continua a prendere danno. Boh, questo è un signore che salta. Oh mio Dio, un signore salterino. Però adesso voglio vedere le backrooms, ragazzi. Perché mi dice backrooms? Fatemi vedere. Oh, certo! Ma certo, questo è il mostro che si trova nelle backrooms, in quelle stanze lì, dove ti teletrasportano e dove non puoi più uscire. E c'è lui qua dentro quelle stanze. Mio Dio. Guardate che brutto che è. Abyssal. Vabbè, questo in realtà è l'uccellino che avevamo visto prima. Questo cos'è invece? Queste creature veramente belle comunque. Ah, Spawn Abomination. Quindi questo è l'abominio tipo. Oh, ma il nome gli si addice sicuramente. Il nome gli si addice... sicuramente, ma mi sa che l'avevamo visto, mi sa, eh. Questo l'uomo senza faccia l'avevamo visto. Il demone che cacchio fa? Vabbè, questo... ma in realtà l'avevamo già spawnato, mi sa. Sta diventando comunque un mondo pieno di robe orribili. Oddio. Credo di aver messo un serpente dentro la montagna, ragazzi, purtroppo. E gli ultimi tre... questo che cosa fa? Empatico, devo dirti, questo? Questo è un villager morto! E questo è un villager completamente... maledetto anche lui, poverino. Certo che comunque poveri queste persone che hanno avuto queste... cosa c'è qua? Che diavolo c'è? Sto scavando perché c'è del fumo. Che cacchio è? Probabilmente quel serpente è il cacchio e si sta cercando di nascondere. Ok, questo è stato sicuramente un video davvero terrorizzante, ragazzi. Io non voglio più farlo. Però insomma, se vi piacciono di nuovo questi mostri, io ve li riporto in una survival. Magari se dobbiamo fare degli scherzi degli amici, sicuramente utilizzeremo questo dannato mostro. Cioè questi mostri in realtà, che sono tantissimi. Seguitemi anche sull'altro canale, mi raccomando, Dunis Games, dove caricherò un sacco di giochetti simpatici. Al prossimo video, ciao!